Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo nuovo video di Serial Beat. Oggi ho sfruttato 0 in più, Locura di Lazza con Laura Posini, prodotta come sempre da Drillionaire. Come prima cosa ci devo ringraziare Bai Perry, uno dei miei iscritti che mi ha segnalato l'utilizzo del sample, che è Una Locura di José Luis Perales. In realtà non mi ero messo a cercarlo, però già avevo intuito dai crediti che probabilmente c'era l'utilizzo di un campione. Credo che sia anche abbastanza famosa questa canzone, ed è super interessante il fatto che l'abbiano campionata proprio perché si chiama Una Locura e quindi va a riprendere appunto il concept del disco di Lazza, che uscirà praticamente fra 2 giorni. Questo è il singolo che lo annuncio. Io sono già super gasato, anche perché da tutti gli spoiler che ho sentito e poi dal live a San Siro mi ha gasato abbastanza. Lazza, diciamo che è un campione in quello che fa, quindi secondo me ha fatto un altro disco fantastico come Sirio. Partiamo quindi a analizzare l'armonia per quanto riguarda la parte di intro. Andrò abbastanza veloce, giusto per sottolineare un paio di dettagli che mi hanno colpito. E poi andiamo a vedere semplicemente la strofa che si sviluppa su un giro del campione che è stato choppato. E poi abbiamo semplicemente la batteria. Il concept, diciamo, che ricorda vagamente appunto Red Drum, come ha detto anche Lazza, e anche Vero Tony, Vero Sosa di Tony F, che era sempre la intro del disco, e aveva questa intro super interessante con tutti questi accordi particolari, e poi il giro tutto dritto con le batterie. Super figo quel pezzo. Se avete perso il mio video dietro al beat, andatelo a vedere perché è fantastico. Quindi partiamo subito. Il campione è stato ripicciato sopra di 4 semitoni dall'originale. Ovviamente ho estratto la strumentale. Credo che abbia fatto lo stesso, probabilmente anche Drillionaire, per andare a isolare dalla voce, perché comunque c'era la voce di José Luis Perales, e è stata sostituita praticamente da quella di Laura Pausini, che in parte va a ripetere quello che è il concept della canzone originale, ma in italiano. E come effetti ci ho messo principalmente un compressore, un RC20 per sporcare un po' e dare l'effetto vinile, e poi delle equalizzazioni, andare un po' a chiudere e ad aprire in alcuni punti. Il pezzo è in scala E minor harmonic, quindi c'è il settimo grado portato sopra di un semitono. In questo caso per la intro si inizia sul quarto grado, quindi si inizia praticamente nel modo Ukrainian Dorian. La progressione ovviamente si va a sviluppare per tutta la intro, non è dritta. In questo caso ovviamente il pezzo, come potete intuire facilmente, è abbastanza spagnoleggiante, quindi gli accordi che vengono utilizzati più spesso sono l'1, il 4, il 5, il 2. In questo caso c'è anche il 2 della tonalità frigia parallela che andremo a vedere, che viene utilizzato in maniera fighissima secondo me. E questo è tutto. Quindi il pezzo si apre praticamente con un'inversione dell'accordo di tonica, che è la quinta sotto di un'ottava, crea questa tensione, e poi si parte con quella che è la stessa progressione del pezzo Sprinter di Central Sea e Dave, ovvero la 1 2 5 in Ukrainian Dorian, che sarebbe una 4 5 1 in minor harmonic. In poche parole abbiamo questo accordo che è A minor con la sesta, e crea questa tensione molto particolare, e poi abbiamo l'accordo di B major, per poi ripassare all'1 che è semplicemente I minor. Quindi si sviluppa con questa progressione iniziale, super figa. Quello che fanno è semplicemente arpeggiare la chitarra con gli accordi, e poi c'è un tremolo e una string di sottofondo che vanno a dare un po' di corpo. La parte interessante, però, secondo me, arriva in questo punto in cui stanno sfruttando la tonalità frigia parallela. Infatti, si sale di un semitono rispetto all'accordo di tonica e si va a utilizzare F major. Quindi in poche parole, in questo punto quello che succede è che si sale dall'1 al 2 della Phrygian parallela, poi si sale al 2 di nuovo dell'harmonic minor, e poi si passa semplicemente al quinto grado per creare tensione e tornare di nuovo alla tonica. E questa è una cosa che secondo me è super interessante, crea questo feeling un po' di inquietudine, di tensione molto molto figo. Poi per il resto rimane quasi tutto dritto sull'1, e poi abbiamo 4, 5, 4, diciamo che si gira sempre sugli stessi accordi più o meno. Anche qui viene ripreso lo stesso concetto, però scendendo dall'alto in questo modo, creando questo feeling un po' da corrida quasi. Il tutto poi si conclude semplicemente sull'accordo di quinto grado, che ci crea una bella tensione per partire poi dall'1, ed è il punto in cui appunto parte la strofa. Con la voce della Pausini, che ovviamente va a anticipare stile Red Drum e stile anche Vero Tony, Vero Sosa, la voce fa semplicemente quinta e root note dell'accordo di tonica. Il giro che ha campionato di Drillionaire si trova subito dopo la intro ed è un crescendo di strings. E poi ha campionato semplicemente questa nota dritta che si trova molto più avanti in realtà rispetto alla parte iniziale del campione. Adesso non ricordo più o meno il minutaggio, però molto più avanti perché c'è già una sezione dopo la parte che ha campionato lui simile, però non ha lo stesso tono a livello di string. Qui la string è un po' più marcata, quindi si trova più avanti dopo l'altra strofa, diciamo, del pezzo originale. Queste sezioni quindi vengono semplicemente loopate. Abbiamo queste 6 barre iniziali con la prima parte di campione, poi sulla settima e sull'ottava barra c'è lo switch per creare
creare un po' di variazione e non rendere il tutto troppo ripetitivo. La struttura quindi è una classica, abbiamo praticamente l'accordo di tonica per le 6 barre e poi alla fine stanno utilizzando il 4 e il 5. In questo caso il 4 ha una quinta diminuita perché quella nota che è sostenuta alla fine è una D sharp, che sarebbe la terza per l'ultimo accordo, che è quello lì di quinto grado, però per appunto quello di quarto grado è una quinta diminuita e crea un po' di tensione in questo modo. Adesso vi faccio sentire solo l'808 con la stringa. Ci permette però di avere poi questa risoluzione sul 5 subito dopo, perché appunto è la terza maggiore. Per il resto quindi il campione rimane in loop così tutto il tempo, non ci sono variazioni, e l'unica cosa che va a dare un po' di variazione è il giro di 808, che per la strofa è in questo modo, più dritto, più trap, mentre nel ritornello, per rendere il tutto un po' più melodico, anche perché Lazza ovviamente l'ha fatto un po' più particolare a livello di linea melodica della voce, il ritornello, e quindi si passa praticamente a una 1-6-4-5 se non sbaglio, quindi una progressione leggermente diversa ma comunque sempre abbastanza simile. Di sottofondo quindi abbiamo solo un piano in aggiunta che va a rimarcare le root note in modo da rendere il tutto un po' più pieno nelle frequenze più basse, e in questo caso ho utilizzato il classico di Keyscape messo in sottofondo in questo modo. Va a dare sia un po' di ritmo che di corpo. Ovviamente non ve l'ho accennato, però è ovvio che questo giro di crescendo vada a giocare praticamente solo sull'accordo di tonica, salendo probabilmente dalla root note su 2, terza, quarta, quinta, sesta, quindi secondo me fa tutto l'accordo salendo in questo modo. Ho provato anche più o meno a ricostruirlo, però non è uscito benissimo, sarebbe una roba di questo tipo. Qui è fatto malissimo perché è difficile ricreare il feeling di queste stringhe. Passiamo quindi a vedere la batteria, abbiamo uno snare sul 3 con un counter snare finale. Hi-hat con un po' di roll. Si sviluppano per 8 barre, come potete vedere. E poi abbiamo di sottofondo un open-hat sull'1, un triangolo sul 2. Sono abbastanza nascosti. E poi il kick che si sviluppa sempre su 8 barre con un pattern trap abbastanza classico. Ovviamente sempre super compresso, super saturato. Per il resto abbiamo l'808 tutto dritto e poi 4 e 5. Come potete vedere poi il beat si sviluppa praticamente solo su questi elementi, con il cambio per il ritornello. Non sono sicuro che nel ritornello ci siano altri suoni perché non si capisce benissimo. Principalmente credo che sia la voce che è molto più larga che va a riempire, però potrebbe esserci anche qualche string o pad di rinforzo. E per il resto le uniche variazioni sono appunto un paio di bridge, questo switch in cui vengono praticamente messi in reverse tutti gli elementi, che abbiamo sentito anche in realtà all'interno di Verotoni Verososa, c'era cioè una cosa molto simile. E poi il bridge finale che ricalca sempre quello che era l'arrangiamento di Verotoni Verososa, solo con kick 808 per dare un po' di carica finale prima dell'ultimo ritornello. Quindi si parte con questa che sarebbe una intro da 16 barre solo con la batteria, e poi Lazza entra qui dove c'è questo taglio fantastico perché comunque dà un sacco di punch in più, e la strofa dura praticamente 24 barre se non sbaglio, perché sarebbero 8 16 24, e poi c'è un bridge da 8 in cui rimane filtrata la melodia con l'808. Subito dopo il ritornello che dura 16 barre, un classico, e poi abbiamo questo switch sempre da 16. Come vi dicevo, tutti gli elementi vengono messi in reverse, anche filtrati. E poi riparte semplicemente la seconda strofa, che ha una durata abbastanza simile, anzi in realtà dura un po' meno, anche perché in realtà la strofa comincia qui sul bridge, diciamo, la seconda strofa. E poi la struttura finale è abbastanza simile: bridge, altro ritornello e outro che va a riprendere sempre il campione. Quindi il risultato finale è questo.
Questo era tutto per Zero in più, Locura di Lazza. Ovviamente so che state fremendo per l'uscita dell'album e per i miei Dread Beat. Cercherò di accontentarvi il più possibile. Ricordo che faccio questo annuncio: ci vedremo a Milano il 29 di settembre presso il Plug Me con Real Talk. Quindi, se volete venire a incontrarmi, farvi due chiacchiere, mi troverete lì nel pomeriggio. Per il resto, come sempre, invito a lasciare un like e scrivere se il video vi è piaciuto. In descrizione vi lascio il link al Patreon se supportarmi, scaricare FLP, vedere aggiuntivi, scaricare sempre pack. Pizzer se lo chiamerei Beat Tramkit e Instagram se seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, prossimo video.